Cos'è successo invece, lo chiedo io entrambi, perché sono assolutamente d'accordo con Francesco sulla valutazione di Milik. Milik per me è passato da essere una delle risorse più preziose, più intelligenti, che vede calcio, più eleganti, in assoluto da essere un giocatore, come dicono in tribuna, un lampione, cioè veramente inutile. Con visioni di gioco che non si capisce, che non hanno Sì, nessun senso. Ieri ha provato due o tre lanci un'apertura, sì, a vuoto, un'apertura assurda di sì. non sbagliate di poco, proprio senza nessun senso. Anche lì, secondo voi è un problema di rientrare in un pacchetto offensivo complicato? È dover fare la spalla a Vlahovic? Che cos'è? Chiedevo Massimo, mentre tu avevi problemi di connessione. L'involuzione senza un motivo particolare di Milik, perché io sono d'accordo con Francesco, 4, 4 più, ma proprio di quello stiamo parlando. Live. Da giocatore con dei piedi veramente importanti, di un'intelligenza calcistica superiore, sarebbe bello capire cosa gli sia successo, se dove viene inserito, se perché, non lo so, vuol fare la seconda Però punta, o si trova a me col non centrocampista sembra di un dosso. problema di singoli. A me non sembra un problema di No, singoli. anche, A me certo, anche, no, sì. sembra proprio che in certi momenti provi ad improvvisare qualcosa di buono. E questo vuol dire che però alla base molto è lasciato così al momento, al caso. E ci sono giocatori che probabilmente non hanno neanche poi quella dimensione che ti consente di poter raddrizzare una partita. E ieri Milik Ma per esempio lui è uno di questi. è guardabile, sono totalmente d'accordo, ma gli altri non è che siano stati molto, molto meglio. Cioè mi pare un'organizzazione Ma che Giovanni, scusa, Milik predicava nel deserto, scusa se ti interrompo, cioè io non lo metto allo stesso piano degli altri, perché per me Milik è sempre stato un giocatore di intelligenza e di dotazione diversa dagli altri. ma Cioè anche per io l'esperienza che ha. perché... Ma per tutto, ma per l'intelligenza di gioco, metteva giù il pallone, lo dicevo quante volte abbiamo detto, ha lo stop e l'appoggio a 10 metri perfetto, perché ti fa guadagnare un tempo di gioco. Niente, non vediamo più niente di niente. E io non mi aspetto da Milik quello che mi aspetto da UEA, con tutto il rispetto per UEA, giusto? Certo. Però io da tutti mi aspetto una crescita. E qui invece di fronte alle prime difficoltà è come se tutto l'organico si è sgretolato, ognuno è tornato al punto di partenza e questo secondo me è grave e apre profonde riflessioni su quello che è stato il lavoro fatto fino a questo momento, che secondo me ha una base buonissima per i risultati che sono stati ottenuti fino a qualche settimana fa. Però poi bisogna anche preparare i momenti di down e non solo quelli di up. E in questo momento qua invece mi pare ci sia una situazione completamente lasciata così al caso. E questo è quello che mi preoccupa di più. Ripeto, secondo me in questo momento qua l'atteggiamento deve più preoccupare rispetto a tanti altri aspetti. Francesco, vedevo scuoteva la testa perché No, non la effettivamente. vedo così, con tutto rispetto per il ragionamento che può essere comunque Certo. condivisibile, però io continuo a puntare su un altro fatto, cioè noi dobbiamo tornare col ragionamento a quest'estate, a come è stata costruita questa squadra, cioè a come non è stata costruita questa squadra, a come non è stato fatto mercato, a come non è stato possibile migliorarla dal punto di vista proprio di qualità, e su questo sono d'accordissimo con te. Però, ragazzi, ricordiamoci che Allegri è andato avanti per dei mesi, anche quando tutti noi iniziavamo a dire ci stiamo facendo la bocca a questo scudetto, eccetera, eccetera. Lui continuava a dire occhio, attenzione, perché questo gruppo ad oggi deve rimanere coi piedi per terra. Ma non lo diceva perché era pazzo, lo diceva perché sapeva benissimo che di fronte alla prima difficoltà, e la prima difficoltà non si è chiamata Inter, si è chiamata Empoli, che improvvisamente ti ha fatto crollare il castello dal giorno alla notte, prima della sfida più importante dell'anno. E sei arrivato lì con le batterie completamente scariche, e da lì in poi hai fatto un disastro dietro l'altro. Perché se noi analizziamo come ha perso punti la Juve in queste quattro partite, in tutte e quattro le partite c'è un qualcosa di assurdo. Nell'Empoli Milik fa quello che fa e rimaniamo in 10, poi vabbè, andiamo in vantaggio e non riusciamo a gestirlo. Va benissimo. Con l'Inter subiamo una squadra molto meno di altre squadre che hanno preso 4, 5, 3, 6 gol e perdiamo con un autogol. Con l'Udinese, Alexandro fa un assist all'attaccante dell'Udinese. Poi nel primo tempo Milik si divora due gol davanti alla porta, che non può mangiarsi Milik davanti alla porta per l'esperienza che ha.
Ieri, senza tornare al Verona, che è stata una partita secondo me assurda, perché il Verona sembrava Real Madrid, solo Lucio fa un gol che se fa Messi lo attaccano a Buenos Aires per 20 anni, quel tipo di gol lì, e va bene così, anche lì confusione tattica. Siamo finiti in un ciclone del quale Allegri parlava continuamente, e ci siamo accorti che davanti a noi c'è una squadra che corre 3 volte di più, perché ha 4 volte di più la qualità della nostra squadra. Quindi, perso quel momento lì, l'ambiente si è rilassato. È normale che sia così, anche perché dietro hai squadre che stanno facendo peggio di te. Il Milan continua a fare robe disastrose, il Napoli ha meno 31 punti l'anno scorso, la Roma sta iniziando a recuperare, le vince tutte, poi con l'Inter vince da una e prende 3 gol in mezz'ora, perché non mantiene l'equilibrio. Secondo me, io continuo a dire, se noi quest'anno siamo a questo livello ora, è solo grazie a Giuntoli e ad Allegri, perché se no, a meno che non ci fosse stato Conte, questa squadra probabilmente oggi sarebbe all'ottavo, se non decimo posto. Però, questo è il mio pensiero. No, però, perdonami, sono totalmente d'accordo con quello che dici. Poi, però, secondo me manca un aspetto che secondo me è fondamentale. L'estate scorsa, abbiamo detto, è l'anno zero. Quindi, se è vero che questa squadra in questo momento qua si sta rilassando, anche perché alle spalle non ci sono tutte queste squadre che sembrano poterti mettere in discussione anche il secondo posto, è altrettanto vero che questa squadra deve arrivare a fine stagione facendo registrare un dato che deve darci la percezione reale di quanto l'anno zero ti abbia portato vicino a cominciare un ciclo con l'idea che puoi tornare a vincere davvero. E questo secondo me è un aspetto importante che in questo momento qua deve responsabilizzare tutti, dirigenza, allenatore, giocatori. Cioè, questa Juve qua non può staccare la spina perché la qualificazione alla prossima Champions League ce l'ha già in tasca, perché dal punto di vista dell'obiettivo aziendale sei a posto, ma dal punto di vista sportivo questo anno zero dovrà essere seguito da anni in cui questo ciclo dovrà prendere forma e la Juve deve giocare a vincere. Quindi il fatto che adesso quasi ci si è rilassati, come in passato poteva fare una squadra esperta perché l'obiettivo ce l'ha in tasca, secondo me è preoccupante, perché questi ragazzi qua devono continuare a crescere fino all'ultimo giorno utile di questa stagione, anche perché Allegri sta dando continuità al suo lavoro e dovrà dare continuità nel caso in cui, anche perché poi è un contratto fino al 2025, quindi sul futuro, se se ne parla a fine stagione, a obiettivi raggiunti. Però Giovanni, lo sappiamo tutti che Allegri non resta un altro anno senza rinnovo, questo lo sappiamo tutti, nessun allenatore lo fa. Ma voglio dire, la base con o senza Allegri il prossimo anno sarà la continuità del lavoro che si sta facendo quest'anno, e la squadra oggi è in mano a uno che sa bene cos'è la Juve e cosa pretende il mondo Juve dalla squadra. Quindi bisogna continuare a lavorare fino all'ultimo giorno utile, bisogna continuare a crescere. Allora, sei intellettualmente disonesto, io te lo volevo dire, me lo dice il petto di Alessandro, e sappi che sei intellettualmente disonesto. Non ho capito perché, ma fa niente, anche perché uno prima diceva che abbiamo perso con l'Inter per l'autorete. Sì. Perché alla fine 1-0 è arrivato con l'autorete, sì. Per quanto abbiamo subito, sì. Il concetto però, secondo me, sai qual è? In questo momento qua, se per caso fosse arrivata la voce al gruppo sul fatto che Allegri continuerebbe solo con un inserimento importante in rosa l'anno prossimo e non con questa rosa, questo non può comportare una sorta di distaccamento da quello che si sta facendo in questo momento, o un rischio o un alibi per i giocatori? Cioè, dato che a quanto pare Allegri a fine stagione potrebbe rinnovare, perché Giuntoli vorrebbe tenerlo ad oggi, ok? Però che l'allenatore non vorrebbe intanto iniziare con, non inizierebbe mai con un anno di contratto e basta, un'altra stagione, e che probabilmente per iniziare un'altra vorrebbe più garanzie. Cosa vuol dire? Avere un mercato di livello e di qualità immediato, non dico stile Paredes, Di Maria, Pogba, perché abbiamo visto cosa ha portato, però qualcosa di più intelligente, per dire investimenti importanti come Cup Miners o cose analoghe, non andare a prendere i Felipe Anderson di 31 anni a parametro zero che non servono a nulla perché di esterni sei già pieno. Beh, però perdonami, dobbiamo sempre ricordarci che questa stagione qua non è cominciata da meno 10 ma da meno 100 milioni. Certo, vero. Quindi la Juve non ha potuto fare mercato. Ora, è chiaro che l'estate prossima dovrà fare un mercato mirato, e lo si dovrà fare mettendo assieme le idee della dirigenza e dell'allenatore, ma non mi pare un discorso che oggi
può andare a far saltare gli equilibri. Cioè, mi pare una squadra che a un certo punto si vedeva in corsa scudetto, ha capito che lo scudetto non può più ottenerlo e ha mollato la squadra. Mi sembra dall'altra parte ci sia un allenatore che si era calibrato sul quarto posto, ha compreso che il quarto posto, bene o male, ce l'ha in tasca e non stiamo più forzando. Tutto questo però mi porta a dire che al momento mi aspetterei un senso di responsabilità maggiore. Cioè, se sei all'anno zero, l'anno zero è utile. Ma chi è che l'ha stabilito quest'anno zero? Perché per giunto lì è il meno uno questo, non è lo zero. Però allora ha maggior ragione se sei a meno uno. Cioè, mi viene da dire, no? Io sono molto preoccupato. Perché per giunto è l'anno zero prossimo, quello è il senso. Appunto, però voglio dire, se rischia di diventare che sei, questo diventa meno 2, l'anno prossimo è meno 1, andare avanti così, ma non tanto nei risultati, quanto nella valutazione, nel peso dei singoli, capito? Cioè, per me io sono molto preoccupato dagli stimoli che un quarto posto quasi già in saccoccia, la possibilità di avere addirittura un quinto nel ranking e la totale mancanza di obiettivi possa far diventare questi 4 mesi uno stillicidio all'esofago e a tutto l'apparato digerente di noi tifosi, no? E allora ieri giustamente un po' tutti ci aspettavamo un'altra proposta, ma anche per rimischiare un po' le carte, per pesare i singoli, per capire chi è da Juve e chi no, per vedere qualcosa di nuovo, per rimettere i ruoli, cioè per vedere qualcosa, giusto? A ieri ragazzi, chi è da Juve ce ne sono 4. Appunto, però io, come ho detto prima, a un certo punto nella girandola di cambi nessuno aveva capito chi stava giocando dove in tribuna, nessuno, me l'ha preso, ognuno aveva la sua versione, quindi anche questo bisogna dirlo. Però io quello che dico è che, quanto mi risulta, non so cosa succederà l'anno prossimo. Posso dire che se oggi Allegri, l'ho detto una settimana fa, lo ribadisco, dovesse firmare un rinnovo è perché la società ha convinto Allegri e non il contrario, ok? Quindi in questo momento è più la Juve che vuole forzare Allegri di quanto Allegri vuole rimanere alla Juve. Questo può essere un messaggio condiviso che lo spogliatoio sa, e che quindi all'ombra di uno scudetto perso, male, perché come hai detto tu Francesco, un conto andare a San Siro e perdere e dire vabbè raga, sono più forti, un conto arrivare a San Siro già sconfitti per quello che è successo con l'Empoli. Io almeno ero molto più incazzato di quello che è successo dopo Juve-Empoli che dopo Inter-Juve, ok? Quindi dopo tutto quello che è successo c'è questo, c'è una squadra che non gira bene, qualche leader, vedi Chiesa, vedi Locatelli, magari non sono esattamente a loro agio, non sono contenti, cioè iniziano a venire fuori qualche vecchia ruggine. Il problema è che siamo al 25 febbraio, non siamo al 25 aprile, che tu dici vabbè ragazzi, 3 partite, 4 partite, poi è finita, basta. Cioè manca ancora, l'unico obiettivo stagionale oltre 4 posto è la Coppa Italia. E quest'anno, mai come quest'anno, voglio dire, e se non uscite tante, può essere alla nostra portata. Cioè, bisogna, secondo me, trovare il modo, che sia nella comunicazione interna, che sia nei piani futuri, che sia nella gestione tecnico-tattica, no? Cioè, bravo! Prendere Chiesa e dire, qual è il problema? Che se esterno, mister, ci fai provare un 4-3-3 dove Chiesa e Ildiz giocano come vorrebbero giocare con una punta che è Vlahovic? Una volta ci fai provare. Anche se perdiamo, cioè, e a difesa di che cosa? Però non funziona così, Guido, questo è... No, io pure voglio, ma non è che il giocatore va là a dire dai mister, questo accade. No, infatti dovrebbe, secondo me dovrebbe essere l'allenatore a capire che se tu hai un gruppo squadra sfiduciato, ma anche lì, ma non hai niente da perdere, questo che diventa matto, ma prova una volta Locatelli mezzala, fai giocare Nicolussi, regista, facci vedere questi giovani che tutti ci dicono che sarà la Juve del futuro per forza, perché bisogna rimettere a posto i conti eccetera, ma faccelo vedere una volta Locatelli nel suo ruolo, Nicolussi in mezzo al campo, mi dispiace però, perché magari puoi tirare fuori qualcosa di buono. Io ti dico, però alla fine ieri non facendo così porta a casa la partita, anche di culo la porta a casa, certo, sì, se sì, poi però sbagli, se prendo il Frosinone alla quinta per fare una roba del genere, prendi il terzo gol del Frosinone, poi cosa facciamo oggi? No, ma d'accordo, però Francesco, scusa, ragazzi, l'Inter ha triturato tutti, l'Inter ha triturato tutti quest'anno, le ha triturate tutte con la Juve. San Siro avrà tirato 15 volte in porta la Juventus. La Juve ha tirato più volte fuori che dentro, perché poi quella sera lì nessuno ha azzeccato la porta, ha accettata mai né Kostic né Vlahovic, è stato un disastro anche sotto quel punto di vista lì, perché la Juve nel secondo tempo sta meglio del primo,
ma alla fine persi 1-0 con un'autorete. Cioè, preferiamo perdere 5-1 come il Milan? Anzi, va bene così, ragazzi. Io, discorso, allora, io non sono un difensore di Allegri, perché già vedo sotto che allora altri 4 anni di contratto per il tuo amico Max. Io sono il primo a saltare di gioia se Antonio Conte torna a Torino. Ve lo dico adesso, non lo negherò mai. Ma dato che Allegri, fino a un mese fa, improvvisamente aveva fatto sparire tutti i vari Adani, i vari Trevisani, i vari eccetera eccetera, come mai adesso sono di nuovo saltati tutti fuori con lui? È possibile che ogni volta questa squadra non gira è sempre solo responsabilità sua e non dei giocatori che fanno ridere? Perché lui fa ridere, ragazzi, in questo momento sta facendo ridere, per esempio, per dirne uno. Questo devo scappare. È imbarazzante. Aspetta, scusate, perché tanto io e Francesco continuiamo. Buon Giovanni, pomeriggio. dici stai per andare già o vuoi finire con tuo? No, devo scappare. Sono... Ti dici Rabiot, allora, e McKennie quanto stanno fuori, Giovanni? Sicuramente saranno out col Napoli. E Atalanta pure, secondo te? Probabilmente sì, però i tempi nei prossimi giorni saranno un po' più chiari. Sicuramente per il Napoli non c'è né Rabiot né McKennie, quello sicuramente. E là ragioneremo in settimana su chi può sostituire. Giovanni Albanese, intanto grazie. Guido, pochi minuti, ciao. Anche lui va, resto con Francesco qualche minuto. Una cosa certa che possiamo dire è che Pini le partite le guarda, è l'unica cosa che sappiamo, perché fa la cronaca. Sono lì sempre, sono obbligato a star lì, quindi analizzo, sento anche l'analisi in cuffia, quindi un doppio lavoro, capito? È l'unica di tutti, però... tutti noi che siete certi che la guardi, noi potremmo pure non guardarla, non lo sapete. Vai, dimmi. Guido. No, dicevo che io, Francesco, io sono d'accordo che perdere 5-1 con l'Inter sia peggio che perdere 1-0, va bene. Cioè, non so se sono d'accordo in assoluto, ma posso capire questo ragionamento. In assoluto, invece, se tu senti, visto che stiamo parlando di quello che dice la gente, quello che dice la gente, ti parlo da stadio, ti parlo da curva, certo, è che io tutti vorrebbero, cioè nel secondo tempo di ieri avrebbero voluto dal 45 al 96 una Juve in area di rigore, poi la perdi. Poi la perdi 3-2 su una ripartenza. Però se tu parli di stadio, mi parli degli effetti. Allora, stadio dopo 5 scudetti, annoiati dai scudetti e volevano vincere. Facciamo così: ti parlo per me. Che da parte mia, io vorrei una proposta di gioco. Ribadisco, attenzione, parcula, perché non abbiamo più niente da perdere, perché se fossimo a giocarci il quarto posto punto a punto, io ti dico, ragazzi, pigliamo i punti e poi ci pensi all'anno prossimo, ma in questo preciso momento di questa stagione io me la sentirei di rischiare qualcosa, di avere un dialogo con i calciatori, perché ragazzi, non è scritto da nessuna parte che non si possano avere riunioni tecniche con i leader dello spogliatoio, cioè ci sta che uno dica, ragazzi, che cosa succede? E uno ti dice, mister, quello in casa gioca fuori ruolo, quell'altro gioca fuori ruolo, a quell'altro non arriva un pallone, quell'altro bravissimo, perché troviamo, è questo il punto. Noi quando abbiamo ricostruito avevamo gente negli spogliatoi che si chiamava Del Piero, Buffon, Barzagli, Bonucci, Chiellini. Adesso questi non ci sono più. Cioè, il leader carismatico della squadra di oggi, a parte Danilo in campo, chi è? Chi è che va a dire ad Allegri, mister, stiamo facendo una cazzata? Chi è che va a pendere allo spogliatoio un giocatore che fa il cretino come fece Camoranesi con Amauri? Chi è che fa queste cose qua oggi? Chi le fa nella Juve? Sì, no, non lo so, probabilmente, però ti ripeto, io credo che Szczęsny abbia voce in capitolo, non ci sono quei personaggi ingombranti, come stai dicendo tu, ingombranti di questo buono, alla Bonucci che si arrabbia con Dani Alves a Cardiff, che voglio dire, stiamo parlando di Bonucci e Dani Alves, quindi non esattamente dei primi passati per strada, in un senso o nell'altro, però sono d'accordo con te, ma questo è quello che ti dico, che un allenatore, se non ha la risposta, la sponda di cui stiamo parlando adesso, secondo me è bene che capisca che così come sei in questo momento, a difesa di niente e per andare a vincere niente, rischia che da qui a maggio, ogni domenica, tu lanci la monetina per aria e speri nei singoli, nella vittoria episodica. È un bel peccato, trovo, potendo tu avere la possibilità, tra l'altro, visto che ci stanno dicendo, che sarà una Juventus di giovani, che dovremmo affidarci ai giovani, che dovremmo fare... Cioè, non li vedi mai? Cioè, Ilin Junior, forte, Scarsbu, e Nicolussi Caviglia è l'unico in rosa che può giocare in quel ruolo, non gioca mai. Ha giocato uno Juventus da titolare assolutamente decoroso, quindi non è che dice lei, vero, il calcio da gol. Vero, vero. Non gioca mai, ma cioè, Chiesa
è comunque un patrimonio della Juve che tu devi difendere, sia che tu lo voglia tenere, sia che tu lo voglia vendere. Ok, ma metti, prova, ribadisco, non abbia niente da perdere, prova a metterlo in condizioni, parla con questo ragazzo, capisci quali sono i problemi e però, si decide insieme se hai la disponibilità anche nell'altra squadra, anche della squadra, di giocare in un modo che supporta magari il Dice Chiesa. Faccio per dirsi un esempio, però secondo me vale la pena. No, ma questo è giustissimo, questo è giustissimo. Se si potesse fare, io spero e mi auguro che lo facciano. Il concetto però è anche un altro. A Verona, chi è che sbaglia due gol davanti alla porta al 90esimo? Sì, sì, è vero, ma è vero. Certo. Cioè, lì Chiesa, mi spiace, ma dato che Vlahovic è stato criticato anche da me, o anche credo anche da Massimo, sì. Chiunque di noi l'ha criticato quando faceva l'indolente che stoppava male, adesso stoppa il pallone a metà campo, passa bene, ci mette grinta, ci mette voglia, fa gli assist, fa il gol Rugani, esulta più lui di tutto lo stadio da sole, fa capire quanto è attaccato al gruppo. Chiesa, a Verona... Ma sbaglia il primo, va bene, giù la testa, parti, devi fare il secondo perché tu sei un gran campione, non puoi reagire così e ieri in un tirello che fai pure male, sporco, mandi a fanculo il difensore perché, scusate il termine, perché si fa una scivolata e gli toglie il pallone dalla porta. Chiesa deve dare di più in questo momento ed è lui che deve essere il trascinatore della squadra. Lì Del Piero fa ragionamento sulla gente che deve crescere. È per quello, è di quello che parla lui, perché ad oggi di giocatori che sono migliorati veramente da quando sono arrivati, io vedo Bremer, Rabiot, Ildiz, McKennie. Forse non lo so, nel senso non lo conoscevamo. Gatti, sì, certo. Gatti, certo. Gatti, Danilo non ce l'aspettavamo sicuramente così dal punto di vista difensivo. Quando è arrivato la City sembrava un disastro prendere quell'esterno. Però siamo a 5 giocatori, cioè la Juventus di Lippi, di Conte o di Allegri, la prima, non la seconda. Aveva dentro dei giocatori che quando arrivavano, cioè io mi ricordo per dire Sturaro ci salvò la finale di Champions con un intervento con un piede a togliere il pallone alla porta a Torino su 2-1 per la Juve. Sturaro, tutti eravamo lì, io ero lì allo stadio, una delle ultime partite che ho visto. Quando vidi Sturaro in formazione, dissi: questo è pazzo, con Armadini fa giocare Sturaro. E invece Sturaro fu decisivo in quel caso, cioè non possono non migliorare. Cioè, Locatelli sembra il cugino in questo momento, Kostić è il nonno. Ma Francesco, ma è vero, si è messo male. Alessandro non, Alessandro non può più giocare in Serie A, ragazzi. Non può più giocare. Allora, aspetta, sentiamo Guido. Però, Guido deve io poi scusate, devo scappare. Io non sto dicendo che come sapete, adesso poi io a me le crociate allegriane, però ecco, i crociati allegriani e gli integralisti allegri out non mi appartengono né l'uno né gli altri, trovo che sia impossibile comunicare con gli uni e con gli altri. Quindi, tolto che è così, io non voglio assolutamente far passare il concetto che questo adesso è tutta colpa di Allegri, perché hai ragione quello che hai detto, Chiesa, quel gol lì, tanti dicono, ma cosa doveva fare? Chiesa da lì a Verona spacca la porta, cioè se il portiere la prende, finisce in porta con la colpa nella mia testa, non c'entra. Quando Vlahovic lo stoppa un pallone, non può essere colpa di Allegri se quei palloni non li stoppa. Quindi, io non sto dicendo che è tutta colpa di Allegri, io sto dicendo che in una stagione, così come i successi, gli insuccessi si dividono. Però senza tornare sulla retorica che veramente ormai mi sembra di una banalità abbacinante, dico che oggi, vista la situazione e visto che tu, Allegri, comunque sei la testa di questa squadra, va trovata una soluzione insieme, ok? Perché di una cosa sono tiepidamente certo: se non si cambia niente, domenica prossima staremo parlando ancora delle stesse identiche cose. Cioè, sicuramente a non cambiare qualcosa, lasciamo perdere le colpe, cioè, bisognerebbe dire come con la fidanzata, quando ti siedi che provi l'ultima a recuperare le cose, dici ok, non cominciamo a puntarci il dito addosso, è colpa tua, è colpa mia. Cosa possiamo fare per migliorare la situazione? Ok? Cosa c'è che non va? Questo e quell'altro è rimediabile sì o no, ma bisogna trovare una soluzione e la si trovasse tutti insieme. I gradi nello spogliatoio esistono dall'eccellenza fino al Real Madrid, quindi si trovasse, addirittura Garcia aveva fatto il cerchio dell'anello magico, no? L'ha raccontato pure a Napoli. Quindi voglio dire, sì. Infatti, no, beh certo, poi devi anche sapergli scegliere quelli giusti, tra l'altro, avere la loro stima, il loro rispetto, però si trovasse una soluzione tutti insieme. Io mi aspetto che cambi qualcosa, punto. Perderemo, proveremo un'altra cosa, vinceremo, evviva, non cambierà niente, almeno ci abbiamo provato, però voglio vedere che si i protoni nell'universo che si muovono con Guido, questa massima, ciao, grazie, ragazzi, Guido. Allora, ciao, un abbraccio,
Allora, intanto, vabbè, ragazzi, non fatemelo dire ogni volta. Ogni volta con sta cosa della campagna sugli Allegri, non Allegri, non ce ne frega nulla. Mi fa troppo ridere, però, Pigi, anti-Allegri, che dice le facce dopo l'intervento di Padovano. Cioè, l'altro giorno è intervenuto Padovano a dire la Juve deve giocare per vincere, bello decisivo, deciso così. Quindi facendo capire che preferirebbe un altro tipo di gioco, di allenatore. Sì. E Pigi non sa che Padovano, lo conosco da tempo, sapevo perfettamente, c'eravamo stati prima, quello che pensava, l'ho invitato apposta per dirlo, lo dice, ma non è che oggi la mia faccia sia diversa, parla Francesco, parla Guido, cioè noi vogliamo ascoltare, dibattere, anche qua, Francesco sta dicendo una tesi, Guido sta dibattendo con lui, è un dibattito, così funziona qua, su Juventus. Tra l'altro Max, ho visto sì. Un paio di domande su Alessandro. Alessandro ha giocato perché Danilo era squalificato, non stava bene, e perché Rugani non stava bene, questa cosa non è uscita, io l'ho saputo tramite la sua famiglia, e lui in quelle due settimane non ha potuto giocare perché aveva un problema all'adduttore, e quindi ha dovuto giocare per forza Alessandro, e guarda caso in quelle giornate abbiamo perso punti, quindi lì non poteva mettere qualcun altro Allegri, perché erano finiti i giocatori, c'era Gatti, era rimasto Bremer ed era rimasto Alessandro, non ce n'erano altri. La difesa era allora quella. Io ti faccio, Francesco, un paio di domande, la gente non ha capito che sì. Quando c'è qualcuno che, in questo caso tu, che poi so non avere neanche pregiudizi positivi, perché ricordo bene come avevi anche attaccato Allegri, e 5 certo, anni fa, ma la gente non lo sente, hai detto io per Conte firmerei adesso, ma tanto la gente non interessa, c'è la verità, anche, no ma è inutile, anche se fai un dibattito, cioè ora tra te e Guido, stracivile, strarispettoso dibattito, bellissimo, certo. Ognuno ha detto la sua, ma era un dibattito dove ognuno diceva la sua idea, no? Alle persone rimane la rabbia perché uno dei due, cioè in questo caso tu, altre volte non sei tu, ha detto le tesi che dicono attenzione, che l'allenatore sta facendo questo, questo anche bene. Cioè alle persone, ad alcuni, non sta bene che nel dibattito ci sia anche la voce opposta. Cioè neanche ci deve essere. Era un dibattito, è un dibattito. Siamo italiani. Allora, quando c'è, in questo caso Francesco sta andando un po', tra virgolette, non in difesa, ma sta chiedendo di considerare anche il lavoro fatto dall'allenatore. Quando accade questo io cerco di fare l'altra parte, ti farò alcune domande, Francesco. Quando invece sì. Viene un Trevisani, io a Trevisani dico: ma sei sicuro che questa squadra sia il Real Madrid di Puskas, che solo Allegri non fa vincere? Infatti, a te faccio l'opposto, Francesco. Allora ti dico: ma quando tu mi dici che non migliora quasi nessuno, ora noi ricordiamo una cosa proprio della Juve di Conte. Quello che abbiamo detto è: ma ti ricordi com'era Barzagli, com'era Bonucci, com'era quello? Pepe sembrava uno che non sapeva giocare a quell'altro. Cioè improvvisamente tutti sembravano al loro posto, nel posto giusto, motivati, poi alcuni non hanno reso alla Krasic, ma comunque tutti abbiamo pensato come ci sta migliorando i giocatori, no? L'abbiamo pensato. Allora io ti devo chiedere, senza fare il paragone Allegri Conte che mi stufa terribilmente, certo, ogni volta, certo. Però ti chiedo, non è nei compiti anche dell'allenatore, tu hai citato Rabiot, Danilo e qualche giocatore, McKennie, anche però man mano vedere un po' di miglioramenti, cioè perché dobbiamo vedere Chiesa, non è un alibi per Chiesa, eh? Io arrivo al discorso Chiesa dicendo che è lui che deve tirarsi su, il grande sì. Però anche là l'abbiamo visto un super Chiesa noi in altri momenti, in altri sì, allenamenti. Vero. Che succede? Perché non riesce a rivitalizzarne alcuni l'allenatore, Francesco? Questa è una colpa, questa è una colpa oggettiva, su questo non si discute, ci sono dei giocatori che evidentemente o non hanno, come dire, io dico, mi piace utilizzare il termine feeling, no? Non tanto un buon rapporto, perché poi può essere dovuto da cose che noi non conosciamo, anche esterne al campo. Guarda il fatto che Chiesa stesso a inizio stagione, dopo la vittoria con l'Udinese, dice ci piace giocare in modo offensivo, senza stare troppo bassi, eccetera, eccetera. E la Juve dopo fa una partita altrettanto interessante con la Lazio, poi dopo casca fragorosamente col Sassuolo a breve, e da lì si torna al vecchio stile. Sul discorso Conte io vado però su un discorso qualitativo, non solo di allenatore, perché Conte è uno che i gruppi li plasma totalmente a suo... Vai tranquillo, non preoccuparti. Scusami, eccomi qua. Conte è uno che plasma il gruppo dall'inizio alla fine. Quando Conte arrivò a Torino, fermò un trasferimento che fu, secondo me, decisivo, perché Marotta stava portando Hiller a Torino, che da Conte era considerato un doppione di Pirlo. E Conte fermò il tutto chiedendo proprio a Marotta di andare a prendere Vidal al Bayer Leverkusen per 11 milioni. Vidal all'epoca tutti lo prendevano per uno shampoo, è inutile che ci giriamo attorno adesso, ma quel centrocampo formato da Pirlo, Vidal e Marchisio fece le fortune della Juve non solo in quell'anno ma per tutti gli anni a venire, perché poi fu aggiunto Pogba in modo pazzesco e anche fortunoso, secondo me, perché nessuno anche lì conosceva il giocatore in questione, ma sì, io mi ricordo un Milan-Juventus trofeo Berlusconi, credo, di agosto, dove Pogba entrò e fece una Veronica tra due centrocampisti del Milan di tutto livello, e lui aveva 17 anni quella partita, e tutti siamo rimasti abbastanza colpiti da questa giocata,
e da lì in poi la Juve è solo cresciuta, cioè anche quando i vari Vidal, Pogba vennero venduti, si andavano a comprare Khedira, i Pjanic, il Pereira era il primo sostituto che aveva 10 anni in meno rispetto adesso, c'era Emre Can che è un titolare del Borussia Dortmund che non giocava mai, arrivavano i Cancelo, arrivavano i Dani Alves, cioè lui ha fatto partire un lavoro fantastico basato sull'ambiente Juve, cioè lui ha ridato la Juve la juventinità in quel momento, aggiungendo grande qualità a un centrocampo, e guarda caso quella squadra che aveva la stessa identica difesa dell'anno prima sia con Del Neri che con Ferrara, dove prendeva 75 gol all'anno, con quei tre giocatori non solo cominciò a vincere gli scudetti di fila, ma prese una qualità di gol minima, impressionando tutti, e tra l'altro vincendo uno scudetto senza mai perdere una partita. Quindi parliamo di uno che il suo lavoro lo sa fare molto, ma molto bene. Io ti ripeto, da juventino sono attaccato a lui come capitano, come allenatore, come ex giocatore, e come quello che riesce a tramandare le cose in modo feroce e violento a volte, no? Ci ricordiamo il discorso prima del primo scudetto, quando fece la squadra, il Milan è più forte, vincerà lo scudetto, ma noi glielo faremo vincere l'ultima giornata sputando sangue sul campo. Ecco, Allegri questi discorsi non lo fa, sono due allenatori diversi, uno è un gestore, e lo si è visto con i grandi campioni della Juve in passato, l'altro è un allenatore, vecchio stile, alla modo Trapattoni, alla modo Lippi, cioè sono cose diverse da Ancelotti e Allegri. Allora, intanto Cirne, che proposta vuoi fare del canale? Se continua così non mi abbono, e temo che sarà così, quindi Cirne, valuta tu. Nel senso, ci saranno sempre, detesto, ma anche Luca, Momblano, detesto gli in-out, le battaglie campali, ricche dei pregiudizi, ci piace discutere ogni volta dibattito. Viene Trevisani, viene Francesco Pini, viene Padovano, viene Rampulla. A noi piace dibattere, c'è Antonello Angelini che parla male di Allegri pure se andiamo a mangiare una bistecca e sostiene che sia stata cotta male da lui, e abbiamo chi lo difende pure se arriva decimo, dicono ha fatto il miracolo Allegri perché era decimo. A noi non interessa, a me piace il dibattito, questo è il canale, spero che tu ti sia abbonato per questo, spero che resterai con noi, ma non cambierà questo, insomma ovviamente sarà sempre così. E Francesco, ti chiedo anche, tu cosa faresti? Nel senso, premesso che qualcuno ce lo sta dicendo, lo metto in evidenza, uno dei tanti, se uno arriva da Marte, legge, ascolta certe cose, pensa la Juve sia dodicesima, cioè premesso che alcuni poi sono anche riconoscono e valutano e dicono siamo secondi, come dire, non disperno, ma tu cosa faresti l'anno prossimo? Siccome il tema poi diventa sempre Allegri da un bel po', io dico che anche per un motivo ora, Francesco, dico anche Allegri ha allenato per 8 anni in un'epoca in cui ci stanchiamo presto delle cose, delle persone, di guardare un video per più di un minuto, di leggere. 8 anni su 10 secondo me sono tanti, anche perché è cambiata la società, nel senso che sai, Allegri viene scelto e riscelto da Andrea Agnelli, diciamo dal mondo Andrea Agnelli, poi che fossero i suoi dirigenti, lui al di là di questo. Ora ce n'è un'altra che secondo me ha anche diritto e il dovere quasi di cominciare un nuovo ciclo, io penso, anche con uno scelto da loro, cioè rifacendo una nuova cosa. Io dico anche di non tornare da Conte, anche se capisco la tentazione, è una bella scorciatoia Conte per tornare a vincere o a provare a vincere, questo sono d'accordo con te, però ti chiedo tu cosa faresti, l'hai detto all'inizio, anche a me risulta quello che hai detto tu, cioè Allegri nessuno sa cosa farà, sicuramente così ci dicono non resta in scadenza, tu gli fai un biennale triennale o dici grazie di tutto ma io aprirei un nuovo ciclo con e poi si vedrà. Qualora lui non volesse andare avanti, come la maggior parte degli allenatori non farebbero mai, con un contratto di un anno, io imposterei un lavoro con un allenatore diverso. Anche perché se vuole andare avanti con i giovani, e ce ne sono in giro tra l'altro che torneranno l'anno prossimo, perché tra Eisen, tra Sulé, Barenecea, i vari giocatori in prestito in giro, eccetera, eccetera, è una squadra che può essere veramente plasmata da zero e ripartire in modo differente con delle idee di gioco anche nuove. Però poi immaginiamo il tifoso juventino l'anno prossimo di fronte a un Thiago Motta che arriva alla Juventus, per dire, no? Perché è giunto lì il suo grande ammiratore. E immaginiamo la Juventus che a metà stagione si trova tra il terzo e il quarto posto, a 20 dalla prima, perché sta giocando molto bene con i giovani, ma non fa punti. Perché questa Juventus negli ultimi anni, ricordiamocelo, nonostante i disastri, Allegri da quando è arrivato, io ripeto, non sono difensore di Allegri, ma visto che la campagna è quella in questi giorni, Allegri out, allora io dico, ricordiamoci che Allegri arriva il primo anno e perde Ronaldo la prima giornata di campionato, rimaniamo senza attaccante per 4 mesi, l'anno scorso succede un putiferio, poi lui ha commesso degli errori, secondo me, grossi in passato, le partite col Maccabi Haifa non sono giustificabili, quella col Monza l'anno scorso all'andata non è giustificabile, ci sono delle partite senza atteggiamento mai per mesi, dove la squadra non pare avere un'identità, e quindi gli dico, bene, ma chi è che sta facendo qualcosa per migliorare questo gruppo? Ci sono un sacco di cose su cui discutere, nel bene e nel male. Ad oggi ti dico, bisogna stare attenti perché noi oggi non ci rendiamo ancora conto
che usciamo e siamo al terzo anno adesso senza trofei, a meno che non vinciamo quest'anno una Coppa Italia, dopo un ciclo che non è durato 9 anni, è durato 10 anni, perché Pirlo, che ha vinto le stesse identiche cose che ha vinto Inzaghi, Supercoppa Italiana e Coppa Italia, è stato cacciato dalla Juventus. E quello era il 10° anno. Cioè, un ciclo del genere è difficile da aprire di 2 anni in Italia, lo è di 3. Lo dimostrano Inter, Milan e Napoli, che non riescono a vincere lo scudetto per 2 anni di fila. Ancora non c'è riuscito nessuno dopo di noi. È difficile vincerne 3. La Juve ne vinse 5 e ne vinse 9 con Conte Allegri. L'ha spiegato anche l'altro giorno in conferenza. Cioè, arriviamo da un momento nel quale è anche normale che la squadra possa avere questo tipo di flessione. Ma la flessione cosa vuol dire? Che comunque tu sei ogni anno rotazione sopra a qualcuno che dovrebbe fare meglio di te, perché gli anni precedenti non ha fatto niente. Per dire, l'anno scorso la Juve arriva davanti all'Inter per differenza reti. Poi sappiamo tutti cosa succede e finiamo fuori dall'Europa. Il Milan è quinto l'anno scorso. Quest'anno la Juventus è davanti al Napoli, che ha vinto il campionato l'anno scorso, è davanti al Milan, che è comunque dietro di 4 punti, ma è dietro, ed è una squadra che quest'anno ha speso 120 milioni di mercato. E per molti di noi, e non solo, anche per qualcuno lì alla Continassa, quei soldi erano nostri. Quindi, cioè, cerchiamo di capire se è il momento giusto per provare a fare un volo diverso, perché quando abbiamo preso Sarri per giocare meglio, ricordiamoci come è andata a finire. Abbiamo vinto lo scudetto, ma siamo usciti malissimo dalla Coppa dei Campioni. Ma tu che faresti quindi, Francesco? È molto difficile immaginare. Aspetterei, perché presto. Guarda, Max, io ti dico, intanto le cose sono su internet, io non posso raccontare delle finte verità. Prima di Inter-Juventus e prima dell'Empoli, io continuavo a dire che qualora avessimo vinto lo scontro con l'Empoli e avessimo vinto anche a Milano, ancora io non mi sarei sbilanciato per lo scudetto, perché avrei dovuto aspettare marzo. Anch'io. Ok, esatto, ed eravamo sulla stessa linea. Sì, sì. Figuriamoci adesso che sono di fronte a una stazione dove tu potresti arrivare secondo, che ti garantirebbe la Supercoppa Italiana l'anno prossimo, più soldi per l'ingresso in Champions e magari vinci la Coppa Italia. Non dico che questo salva la Juve, perché noi siamo la Juventus e quindi bisogna lottare ogni anno per lo scudetto, ma dopo 9 scudetti consecutivi ci saranno 2, 3, 4 anni di stracavolo, di casino, di confusione, anche perché è successo di tutto: la dirigenza, il presidente, abbiamo cambiato i direttori generali, i direttori sportivi. Io un mese fa ho fatto un'intervista a Massimo Brambati, sì, e a lui è arrivata una voce molto importante e abbiamo raccontato questa... Eccola, guarda qua sotto, chiedi di Marotta per piacere. Esatto, esatto. Racconta. Allora, l'indiscrezione arriva da un personaggio che lavora, è un agente FIFA, che collabora con tutti ovviamente. E gli è stato detto quello che abbiamo raccontato, poi la gente ascolta un minuto di video, non ascolta gli altri 7, allora lì non è colpa nostra. L'indiscrezione è che John Elkann vuole e voleva riportare a quest'estate Marotta a Torino. E che lui si era già mosso per fare questo. Da qui a dire che Marotta finirà la Juve a giugno, passano 800 miliardi di cose. Non abbiamo detto Marotta firmato per la Juventus. Abbiamo detto un'altra cosa, che avrebbe potuto affiancare Giuntoli come direttore sportivo, lui come ministro delegato, e portare ovviamente poi a lui più potere. Le cose che però poi arrivano da chi è vicino a Marotta, in questo caso in modo diverso, sono che lui è vero che ha prolungato con l'Inter, ma che a lui piacerebbe avere un futuro lontano dal calcio, a quanto pare. Politico. Anche perché sembra essere molto provato da questa esperienza milanese. Quindi parla di un anno o due all'Inter, lui a chi gli è vicino, e io ne ho le prove scritte di questo, e quindi vuol dire che al 2027 non ci arriva comunque, perché la matematica non è un'opinione. Dunque, quella era una boutade, non tanto per fare notizia o creare sensazione o fare like, ma una boutade di un signore che 4 anni fa, quando arrivò Ronaldo alla Juve, lo disse per primo, perché è molto amico di Armani e ha dei contatti che gli altri non hanno con gli sponsor. E qua ci sono dei contatti diversi, ma comunque molto importanti, che gli hanno dato la certezza che Elkann avesse provato, anzi l'avesse già ricontattato Marotta per tornare alla Juve. Che poi succeda, questo è tutto un altro discorso. Magari si perderà in un nulla e finirà la Ferrari Marotta, che ne so io. Oppure rimarrà all'Inter per altri 5 anni. Ma il concetto era questo. Quindi probabilmente c'è una voglia di cambiare comunque qualcosa in dirigenza, perché ad oggi la Juve non è completa neanche lì, secondo me, Max, per questo discorso. Ci sta, un discorso interessante. Intanto leggo un paio di messaggi, sento un po' di... ma no, la chat, dai ragazzi, siamo 2000 e passa che ci guardate per ore e ore, e ci sta che ci si vada anche un po' per slogan, però è vero che in generale, lo dico sempre, lo sapete, epoca senza sfumature, no? Oggi secondo me anche Francesco, io quando conduco qua ascolto più che altre opinioni,
ha detto 20 cose, alcune in un modo, alcune in un altro, i meriti di Conte, quelli di Allegri, quelli di Giuntoli, pure quelli così, i giocatori, cioè 100 cose, ma rimane Oppini amico di Allegri, è un po' debole, certo, secondo me, e rimane solo... Tra l'altro, anch'io come Zazzarone ieri sera, che dicevo di voi, non sono mai andato a cena con Allegri, no, anche l'ho visto soltanto più volte, l'ho visto la continassa prima del derby, ci ho parlato un quarto d'ora, ma non siamo amici, non ho il numero di telefono, quindi non è che mi torna qualcosa. No, sembra... però appunto, però... Io l'ho detto da tempo, sono anche io preoccupato per il, diciamo, Thiago Motta dell'anno prossimo. Io personalmente te l'ho detto, sono per cambiare, con un grande ringraziamento ad Allegri, che prima è stato 5 anni fantastici e 3 molto complicati. All'inizio anche per colpa sua, più avanti secondo me tra problemi, società, mille vero, cose che ci intorno. Vero. Però devo dire, il secondo ciclo non rimarrà la storia come un ciclo, no. Cioè 3 anni senza trofei, secondo me non è il prodromico a rinnovare per altri 3. Non so, mi scusami sembra... Max. Scusami, sì, ma secondo te tutto il festeggiamento che gli è stato fatto in questo periodo qua, non ti puzza? Di presaluto, mi sembra. Sì, tu dici anche no, a me. No, anche appunto, a me. Il mio pronostico, loro che ci seguono lo sa, ma non è una notizia, è che non resterà, proprio perché servirebbe un rinnovo e secondo me non c'è l'energia collettiva di tutti per immaginare altri 3 anni. Quindi secondo me cambieremo, io sono d'accordo. Però ho molti problemi, ho molti dubbi anche sull'anno prossimo, perché io e te saremo qua a difendere Tiaghino Motta, Vincenzino Italiano o chi per loro, dagli assalti giustamente dei tifosi insoddisfatti, se le cose... Magari Simone Inzaghi. O Simone Inzaghi o chi per lui, saremo qui a difenderlo. Sto scherzando, che sono quel parto... Saremo qui a difenderlo. Altri tifosi, i fan di Allegri, gli anti quello, gli anti quell'altro... Poi se la prenderanno con Motta, perché io l'ho già vissuto, certo, con Sarri, Certo, bravo, esatto. Quando scrivevo i tweet, comunque a tutela della Juventus, mi dicevano, perché non nomini Sarri, ti sei venduto a quelli che l'anno scorso attaccavano Allegri? Cioè, è una roba, ragazzi, non ne usciamo più, è infernale come cosa, non so più che fare. Comunque, vabbè, l'abbiamo detto tante volte, in ogni caso, fateci analizzare, cioè, fidatevi che Francesco Pini, per come lo conosco io, non ha vantaggi, anche probabilmente Allegri tra 2 mesi non sarà più lui e forse converrebbe salire sul cavallo. Ma io più di dire che amo Antonio Conte, che devo fare? Cioè, cosa devo dire? Allora, amo Antonio Conte, cosa devo fare? Cosa devo dire? Io non comunque basta. Sarò in difesa di Thiago Motta, perché credo, perché no, per niente prendere in giro i possibili futuri, l'esatto opposto sto dicendo. Io dico che Thiago Motta avrà chi per lui è un lavoro molto complicato di ricostruzione della squadra, la società si sta ricostruendo, ci sono squadre più avanti. Attenzione, lo dico già ora, mentre alcuni di voi, Pigi, mi riferisco a te, sembra che cambi un allenatore, metto un altro, a posto, abbiamo tutto a posto. Tutti. Ma poi scusatemi, ma Thiago Motta va in Champions League e molla il Bologna? Parliamo di questo. Beh, io spero per la Juve, nel caso, se la Juve lo vuole, spero che abbia ancora un fascino superiore. Tu dici di no, Francesco? No, ma quello senz'altro. Però ti dico, in una situazione così paradossale, perché il Bologna adesso è quarto, non è quinto, è quarto, no? Tu immagina Thiago Motta che a fine anno arriva e in una piazza del genere riesce ad ottenere la qualificazione Champions. Cioè, forse anche lui lì potrebbe avere una sorta di... impennato d'orgoglio, dire no, però aspettate un attimo, sono stato io a portare questi ragazzi in Champions, facciamogli vivere questo sogno, poi magari l'anno prossimo, l'anno dopo arrivi 15esimo, ma giochi comunque una Champions, cioè per il Bologna sarebbe una cosa intanto credo dovuta per la città, perché il Bologna ha una grande storia, prima cosa, e poi perché sarebbe un qualcosa di diverso nel calcio italiano che non si vede da anni. Cioè, noi il Leicester italiano l'abbiamo mai avuto che vince lo scudetto, a parte il Verona degli anni addietro, capisci? Quindi bisogna anche calcolare questo. Magari Thiago Motta ti dice no, grazie ragazzi, in questo momento io preferisco giocarmi un anno qua, ma non perché penso di andare agli ottavi di Champions o di vincerla, perché ho portato il Bologna qua e voglio starci, perché è giusto. Io, a me sembra un buon profilo Thiago Motta, poi ripeto, non penso che sia la soluzione, la panacea di tutti i mali, perché come sempre una grande società dal capo, dalla testa all'ultimo dei magazzinieri, sapete le frasi classiche così, ma sono convintissimo che funziona tutto. E all'Inter ora sta funzionando molto, parte la scelta della proprietà, Zanghi, i debiti, un altro discorso, io sto parlando della fase sportiva, no? Da Marotta in giù sta funzionando tutto, nel Milan molto meno, nella Juve ancora deve, è una società arrivata da neanche un anno, Giuntoli da 6 mesi, insomma diamolo un attimo di tempo anche a loro, però è lunga, voi lo sapete che io la penso così, non ho mai pensato che il singolo allenatore, prescindere da Allegri, che il singolo allenatore cambi la vita. Tanti pensano sia stato Conte nel 2011, sì, ma Andrea Agnelli era uno nato a 5 anni mentre noi guardavamo in TV, lui stava là a parlare con Platini
e compagnia. Esatto. Marotta era uno che da 20 anni stava nel mondo del calcio, tra Sampdoria, Varese, Cremonese, non mi ricordo dove fosse stato, così dovevano ancora emergere, ma era una società stra... Mentre chiaramente presidente Ferrero, amministratore Scanavino, è chiaramente gente venuta in un momento di emergenza che viene veramente da altri campi, no? E quindi diamolo il tempo anche a loro di capire cosa serve e cosa non serve, e secondo me è un po' lungo. Hai notizie, Francesco, sul main sponsor? No, però notizie su, sugli infortunati, nel senso che prima ti stavo dicendo, vai, che secondo me Rabiot rischia un mese di stop. No, Rabiot, scusami, McKennie. E che succede senza Rabiot e McKennie? Vai a Napoli? Miretti al Grazia. Secondo me Napoli, le prossime due secondo me le saltano tutte e due. Ma McKennie rischia di fuori di più. Rabiot, le soluzioni sono due. O fai entrare quelli che oggi non giocano mai, cioè Alcaraz tipo ieri, che ha fatto comunque una buona prova e mi va bene, e poi devi reintegrare uno tra Miretti e Anzi Colussi, spostando magari Locatelli, ma non lo farà mai. No, oppure, in questo momento, urge fare qualcosa di diverso, ma lo fai prima di una partita così delicata? Senza due pedine così importanti? Oppure cambiato dentro il campo. E a quel punto oppure cambiato dentro il campo, che come mezzala può essere, però non è che Urea e Kostic stiano esaltando, cioè pure no, è quello il problema, è quello il problema esatto, cioè anche, cioè anche giocare col tridente, il Leeds non segna da 8 partite, ieri ha sbagliato un gol davanti alla porta col sinistro, la ciccata e addirittura l'ha mandata indietro. Io a parte Vlahovic in questo momento davanti vedo un buco, e quindi non so, cioè bisogna stare attenti, perché o vai a Napoli per non prenderle, e allora ragioni come ragionerebbe Allegri in questo momento, teniamo lontane le altre, perché anche ieri comunque tu hai guadagnato punti sul Milan e sull'Atalanta, questo è innegabile, oppure vai a rischiartela. Ma perché Allegri dovrebbe rischiare in una partita del genere cambiando formazione e osando, perché non hai dei giocatori chiave? Perché McKennie e Rabiot sono giocatori chiave in questo momento. È grave, la perdita è grave. Senti Francesco, siccome appunto oggi ti prendo come pungible difensore del lavoro che sta facendo in questo momento anche Allegri, prendo questa per l'atteggiamento, no? Ero allo stadio ieri, questa è l'inizio della diretta di oggi, l'ho tenuta da parte. Sono stato impressionato da un fatto: nel secondo tempo si doveva calciare un calcio d'angolo, ci abbiamo messo 2 minuti, stessa cosa, devo dire, aggiungo, è per le rimesse, a pochi minuti dalla fine, lo dice spesso anche Mister Gatta a noi, chiamano McKennie dall'altra parte del campo per fare questa rimessona. Cioè, allora io dico una cosa, Francesco, l'ho già detto anche dopo Inter Juve, io non capisco esattamente, non essendo io, lo ripeto ancora una volta, un tattico, un esperto, un bel giochista. Ma quello è anch'io, quello è anch'io. No, vabbè, però io dico, dei calciatori, degli allenatori, perché io ho poca roba. Io parlo per me, infatti io non conosco bene questo, valuto in modo da tifoso, come abbiamo vissuto da tifosi quando siamo nati, un po' l'atteggiamento, la voglia, la non so, una serie di cose che noi possiamo capire e percepire da esseri umani. Allora io non capisco una cosa, con l'Empoli, con l'Udine, scusami, sì, ancora, col Frosinone ieri, la Juve segna dopo 3 minuti. Dopo 4 partite andate male. Perché, chiedo a te Francesco, secondo te dal minuto dopo, e ci sono anche le immagini che possiamo vedere, prima c'è stato l'approfondimento tattico con Luca Monblano, sul gol loro e dopo pochi minuti in cui noi cominciamo a arretrare, diventano 2 linee, da 5, da 3, subito col Frosinone in casa quando sei un attimo su di giri, no? Al 3° minuto è ancora lunga la partita e puoi magari provare a chiuderla con l'entusiasmo, e man mano arretri, dai fiducia all'altra squadra, prendi un gol perché 3 difensori sono sulla linea quasi della porta, dell'area piccola dove ci sarebbe il portiere anche pronto a uscire, l'altro è libero, e poi ancora paura. Cioè io mi chiedo questo, ripeto, senza entrare nella solita bagarre sul bel gioco, non bel gioco, ok, ma che succede a una squadra terrorizzata che se va in vantaggio, se viene ripresa, perde sicurezze? Cioè cos'è quello? Perché la Juve, anche con l'Inter, tu hai detto perdiamo per un autogol, e io non contesto fino all'autogol e anche dopo, io ho detto spesso non capisco gli ultimi minuti, quando ormai sei sotto 1-0, sta per finire. Frenesia. Io mi aspetto che là la Juve faccia qualcosa in più, e a volte appunto o frenesia o flemma o 10 passaggi in orizzontale. Cioè io non vedo una squadra settata, sicura, non so, la vedo ancora incerta, terrorizzata, impaurita. È lì che quanti giovani abbiamo quest'anno noi che stanno facendo bene, ma che in alcune, ieri per esempio li ho visti abbastanza non bene, cioè a parte Cambiaso che corre come un matto tutte le volte, ieri ho visto delle cose negative, anche perché per dire sul gol preso dell'uno pari, lì difendi a zona e non a uomo, e i giocatori stanno fermi, Locatelli sbaglia la giocata completamente perché lì il giocatore non può crossare in quel modo, Zortea,
e poi Cedira fa un gol facile perché è completamente solo, no? Sul secondo tu prendi un gol non da Juve addirittura, prendi un gol in contropiede, che è ancora peggio del primo, perché sbagli le marcature, Rabiot prova a rincorrere ma vedi che corre male, Rugani deve inserirsi all'ultimo, Kostic sbaglia la diagonale e Brescianini fa anche un gran gol. Però io continuo a dire che finché tu vedrai in questa squadra, tu immaginati compagno di Chiesa, no? Giovane. E tu vedi un Chiesa che invece che mordere le caviglie, che cercare in tutti i modi di essere decisivo, cioè tu parli di Michele Padovano. E Michele Padovano, una roba mi viene in mente. Michele giocava col coltello in bocca. Ravanelli, peggio. Quella squadra lì era fatta di giocatori che se sbagliavi un passaggio, uno stop di mezzo metro, ti arrivavano addosso in tre. Quella era la mentalità di quella Juve, ma perché c'erano dei trascinatori, dei leader, che oggi non hai. Chiesa è un trascinatore o un trascinato? Perché per me è un trascinato. Cioè uno che va bene quando la squadra vola sull'entusiasmo o quando lui si sente bene. Ma in molte partite, in questo momento, non sta dimostrando di essere un leader tecnico e tattico della squadra, perché il giocatore giovane che vede Chiesa lamentarsi per l'ennesimo tiro sbagliato, sbuffare, ieri si sembrava Barella, Federico, continuava a sbracciare con tutti. Quando Vlahovic ha tirato da metà campo, che ha provato a fare il pallonetto, ci stava il passaggio a Chiesa lì, ci stava benissimo. Vlahovic l'ha provata la giocata, è in fiducia in questo momento, non gli rompere le palle, scusami il termine, non adesso. E lì si vede la frenesia di un giocatore che non sta tranquillo. E se questo giocatore, che dovrebbe essere il trascinatore, perché per me Chiesa è il giocatore più forte potenzialmente della Juve ad oggi e in generale, gli altri si siedono di conseguenza. E oggi in questa Juve mancano quei giocatori lì che all'epoca potevano venirti a prendere per il coppino e dirti: ciccio bello, adesso si iniziano a fare robe seriamente. E non c'era un merito di Lippi, abbiamo sempre dato, no, la voglia che aveva, certo, di cambiare, certo, in corsa, di motivare i ragazzi. Ma Lippi non era un contiano, non era uno come Conte che ti veniva a triturare nello spogliatoio a fine primo tempo e sbagliava un primo tempo. Cioè, non era sempre così. Conte era uno che sbagliava in primo tempo anche sull'1-0, raccontava Marchisio, sull'1-0 vinci, lui torna in spogliatoio e massacra mezza squadra perché non era 3-0 la partita. Allegri non è questo tipo di allenatore, e quindi hai bisogno di un altro carisma lì dentro. E chi te lo dà oggi? Io continuo a tornare su questa roba. Cioè, Vlahovic è uno che ieri esulta come un pazzo il gol del 3-2, l'abbiamo visto. Ma poi nello spogliatoio è capace di prendere il gruppo per il coppino e dire: allora adesso tu questo, basta lamentarsi, basta far così, cerchiamo di rimanere uniti, facciamo. Perché poi l'allenatore fa gli errori che fa, e fa anche le cose giuste che fa grazie alle sue idee, ma gli allenatori, e poi alla fine sono i giocatori che vanno in campo. Perché Vlahovic per due mesi sbaglia stop e sbaglia appoggi, e adesso Vlahovic torna ad essere un giocatore ai livelli che abbiamo sempre pensato dal punto di vista di ingaggio e tutto il resto? Perché adesso lui sta segnando più di Mbappé e Haaland, in questo preciso momento. Febbraio è così per lui. Perché febbraio così e gennaio Pomì? Perché? Perché Chiesa sparisce tre mesi e poi ritorna due? Perché sta roba che continua a salire e scendere? È sicuramente responsabilità dell'allenatore, sicuro, ma secondo me ci sono dei leader carismatici che mancano in questa squadra, e ci sono troppi giocatori che con un male alla caviglia non se la sentono poi di fare la prestazione che devono fare. E sei allo Juventus e questo non te lo puoi permettere. Mai. Allora, Marco, te lo rimetto in evidenza, al di là degli asterischi, non so perché ci siano, e sono spaventati, siamo pieni ragazzi spaventati, non c'è nessun punto di riferimento, mi hai risposto tu l'altra volta che la Juve non lo accetti. No, ma io insisto, cioè la Juve non può essere così, poi è probabile sia così, ma io dico, se davvero è bastato un pareggio in casa con l'Empoli dopo 40 vittorie di fila, e in 10 ne hai pareggiata una, succede ragazzi, la vita, non è che succeda nulla, e da là smetti di giocare il campionato perché dice tutto inutile. Abbiamo molto a ricostruire, molto, secondo me. Comunque, mi dici cosa faresti con Vlahovic e Chiesa? Francesco, tu sai che Vlahovic, che sta rendendo ora la grande, sta trascinando la Juve, sì, prenderà 12 milioni netti l'anno, tra poco, che per la Juve di questo periodo, in passato no, sono purtroppo troppi, temo. Sai che Chiesa è a un anno dal rinnovo, come ti metti al tavolo con i due procuratori e cosa fai? E li tengo tutti e due cercando di gestire la situazione. Con Vlahovic cerco di spalmarlo. Rinnovo Chiesa, cerco di spalmare e cerco di spalmare l'ingaggio a Vlahovic in modo differente, perché 12 milioni sono troppi. Per quanto adesso lui in questo momento stia performando per quelle cifre, ora. Però se noi pensiamo a quanto prende l'Autaro adesso, capisci che ci sono delle disparità che non vanno bene. Perché quel vecchio
quel vecchio stile che abbiamo avuto per qualche anno, che poi non era da Juventus, di strapagare i giocatori perché venivano a parametro zero, o di strapagarli a prescindere perché lo volevi alla Juventus, non è mai stato un timbro di famiglia bianconero. Cioè, noi ci siamo sempre un po' adattati anche alle nostre esigenze. Se il giocatore vuole 10 milioni, vai, noi non te li daremo mai. No, no, è così, voglio capire proprio che succede. Anche li tengo poi... tutti e due, però, strema in modo proprio stretto, piuttosto che... Però è una coppia che ha dimostrato di funzionare, o meglio, è una coppia che ti convince per il futuro, anche cambiando allenatore, gioco. Chiesa lo vedi in un tridente, non so, ti chiedo, siccome... Non sono né del Piero Inzaghi, né del Piero Trezeguet, né Baggio Ravanelli, né Baggio Vialli, non sono questa cosa qua, se questa è la risposta che tu vuoi avere da me. Secondo me, questo è il mio parere. Sono due ottimi orchestrali singoli, che però secondo me faticano a giocare insieme. Cioè fanno fatica a fare le cose che facevano anche Dybala e Higuain. Ti ricordi Dybala e Higuain quando palleggiavano di prima, come arrivando davanti alla porta? C'è un gol con l'Udinese che credo che potremmo attaccarlo nelle scuole calcio di tutto il mondo, perché arrivano in porta, fanno gol con 5-6 passaggi tutti di prima, con i difensori che non capiscono più niente. Questa roba Vlahovic e Chiesa non le fanno. Chiesa al secondo passaggio tira, ma perché è nel suo modo di giocare, è differente. E quindi se ci aspettiamo che loro siano altro, no. Ci vuole qualcosa da aggiungere, secondo me, lì in mezzo. E il Leeds, secondo me, ha le qualità per essere oltre una punta e una mezza punta anche un 10. Cioè, il Leeds ha le movenze da trequartista moderno. Non perde quasi mai il pallone. Lo vedi più come rifinitore, diciamo, usando termini vecchi, che come uno dei tre di un tridente, oppure uno dei due... Può anche esserlo. Secondo me sì. Però il concetto è... la Juventus farà sicuramente dei ragionamenti su queste cose, perché quest'estate, quando incasserà i soldi della Champions, con loro ci andrai veramente, perché ormai dopo l'anno scorso non metto più le mani sul fuoco su nessuna parte, su nessuna cosa, qualcuno secondo me verrà sacrificato. E quindi spero che non siano, per dire, Rabiot, che deve rinnovare, Bremer. Ah, ecco, Chiesa. te l'avrei chiesto. Sai che l'altro giorno abbiamo fatto un sondaggio qui e molti dicevano: bravo, grazie, ma basta ripartire a Rabiot come se fosse il più forte. Cioè, dice, un altro tipo di giocatore tiene molto il pallone, riparte, non è uno... Sì, oddio, però... Lui è cresciuto tanto squadra... con Allegri. In questa squadra qua, Rabiot è l'unico insieme a Bremer e... Guarda, Bremer, Rabiot, ti metto dentro anche Danilo, sono gli unici tre, secondo me, che ad oggi, per come sta giocando adesso anche Vlahovic, ma comunque sono tre o quattro, sono i tre o quattro giocatori che potrebbero giocare nell'Inter, tutti gli altri no. Su Chiesa io sono d'accordo che probabilmente è da tridente, mi diverte molto tridente, detto questo non giustifica partite come quelle di ieri in cui è assente, e lo dico da fan di Chiesa scatenato, sostanzialmente mi sono ricordato al 35esimo che stesse giocando, va bene che giochi largo, va bene che c'è Costi, tutto quello che vuoi, ma io lo voglio vedere. Sì, ma anche la manata in faccia che prende, che non è la manata in faccia, lì capisci che non è tranquillo, perché la manata in faccia non la prende la manata sulla spalla. E quando Chiesa è tranquillo, quella manata lì neanche la sente, va avanti, va dentro, si porta dietro i due difensori e va in porta. Oppure fa l'assist. Tu ti aspetti che resti Allegri? No. Non come tua volontà, te l'ho già chiesto prima, come previsione di quello che accadrà. No. Non resterà. No, secondo me no. Ma è una sensazione, non ho notizie da nessuno. Se no te lo direi. Ti direi che ho avuto la voce da... è proprio una sensazione mia, per quello che ti ho detto prima, per questo saluto, per questo... Lo hanno festeggiato molto in questi giorni, la società ha fatto molto capire che è grata a lui, e di solito queste cose si fanno in procinto di addio, anche perché sai benissimo che la Juve sceglie sempre a marzo cosa fare. Lo fece con Higuain, lo fece con altri giocatori, lo fece con allenatori in passato. Secondo me siamo più o meno arrivati al momento. Premesso che il Diz resti, chi sacrificheresti tra Chiesa e Sulè? Se devi sacrificarne uno. Beh, ad oggi Sulè, però... mi dà fastidio lo stesso dirlo, perché di Sulè ancora non sappiamo bene cosa sia. Chiesa, se è in forma, sappiamo cos'è. Mentre Huijsen o Hauser, come si dice, lo vedi tra i 4-5 semi titolari? Assolutamente sì, assolutamente sì. Lui è, guarda, è da due anni che ne parlano più di Diz, delle gesta di questo ragazzo, perché sembra un giocatore di livello superiore, ma anche dal punto di vista mentale. Guarda la Roma cosa sta facendo. Cioè, è arrivato e sembra casa sua. Allora, ci ha detto che Conte, lui gli piacerebbe, abbiamo parlato di Thiago Motta. Cosa immagini, se no, per un posto Allegri? Ma... tanti dicono ancora Zidane, ma Zidane secondo me è uno che con senza carta bianca non ci viene a Torino.
per quanto poi... Non è la Juve da Zidane, questa secondo me è la Juve un po'... Ma poi sai, io sono un po' così, a me dà fastidio, perché io Zizou lo adoro, perché come fai a non adorare Zizou? Però il fatto che lui se ne sia andato perché la moglie non stava bene a Torino... Vent'anni dopo. Ne ce l'ho lì, capisci? Che quella roba lì che non è... è come la finale di Manchester, cioè tu perdi una coppa che vinci, che arrivi in finale con il Barcellona, Real Madrid, Deportivo, loro vincono con tre pareggi, cioè è una roba che ti rimane qua, per forza. E quindi Zizou no, però ti dico, Conte, Thiago Motta sta facendo benissimo, Spalletti mi sarebbe piaciuto molto vedere a Torino, sono sincero. Bravo, sai che lo sto nominando anch'io da qualche giorno, Spalletti, ma non ho notizie. Spalletti mi sarebbe piaciuto molto a Torino, e poi ti dico che se dovessi buttarmi alla rinfusa e andare su un profilo nuovo e giovane, piuttosto che andare su Thiago Motta, io andrei su De Zerbi, ma De Zerbi dall'Inghilterra per adesso non si muove. Ah sì, è De Zerbi, no, De Zerbi molto bravo, mi sembra un po' di quelli rigidi che alla Juve, non so se funzionano con i loro sistemi e tutto, ma bravo, lo è ma studioso. Non troppo, no, lo è ma non bravo, troppo, studioso. Ho anche avuto il piacere di farci una partita di beneficenza in Sicilia anni fa, e devo dire che lui è uno molto... Sei amico di De Zerbi, Verde! No, non ho il numero, difendo De Zerbi adesso! Cane! No, ti dico, è un personaggio molto divertente che però quando bisogna mettere i puntini sulle i, mazza se lo fa, ragazzi. Ah sì, Cioè, ti sembra... Io non mi aspettavo così, La personalità. Molta. Però ovvio che lì, sai, a Brighton sta bene, pagato benissimo, allora uno dice, ma De Zerbi in Italia ha fatto bene più a lungo di Thiago Motta negli anni in questo qua, Non so, a me Thiago Motta sai cosa sembra, Francesco? Sembra più elastico nei moduli, nelle cose, non lo so, mi sembra meno appunto giochista, e alla Juve secondo me funzionano quegli elastici, anche Lippi che fu fantastico, sì, l'atteggiamento, vero, ma era uno che sapeva passare nel corso della stessa partita, dal 4-3-3 alla difesa 3, ai tre attaccanti ai due, e alla Juve secondo me funzionano questi, credo, almeno poi la storia dice questo, chi lo sa. Però se tu mi dici due nomi su tutti, io adesso come adesso su tutti ti dico, forse oddio, tanti nominano Klopp, ma sai, è abituato ad alta qualità in questo momento. Magari. Esatto. Io starei su Conte Spalletti, se si potesse fare, ma Spalletti ovviamente è nazionale, quindi Nisba. Ma Conte ci credi? Cioè tu continui a parlarne perché ci credi? Perché tanti dicono sostanzialmente sia un perché po' perché lui tornerebbe a piedi. Però servono due parti, no? Certo, quello è il problema. Quello è il problema, bisogna capire come la vede John, perché non c'è più Andrea adesso. Però tu lo consideri ancora uno, dici, finché c'è Conte libero e la Juve libera, tra virgolette... Conte non lo farei mai andare... Guarda, la Juve ha sbagliato soprattutto quando ha lasciato andare Conte all'Inter con Marotta. Tu lì dovevi toglierglielo dalla disponibilità, perché lì è iniziato il ciclo dell'Inter. E la Juve aveva la possibilità di bloccarlo. Ciclo, nel senso, comunque sono d'accordo con te che non è un ciclo esagerato, però ogni anno scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, cioè comunque è continuare un qualcosa. No, ma è verissimo. E poi magari quest'anno arrivano all'epilogo, Attenzione in Champions, dico anche, restate concentrati sulla Champions dell'Inter, non mollate, non pensate, non dedicate energie ad altre cose. Stai concentrato, Francesco, Anzi, più vanno avanti, meglio è. No, io... Tu dici? No, meglio è. Poi ti spiego perché a maggio, però. Esattamente come l'anno scorso. Sì, però poi quando arrivi in finale, io... Insomma, no, non è divertentissimo. E se la vincono, complimenti. Vuol dire che non è roba per noi. Noi siamo per altro. Superlega, speriamo. Ma io ci va in Superlega, Francesco, poi ti saluto davvero. Ti ci va in Superlega o no? Se ci sarà, quando sarà la Superlega. Ah, secondo me se la fanno, sì. Speriamo. Però è un parere mio, ripeto, non ho voce a nessuno. Caro Francesco, grazie mille. Ricordiamo, intanto tutti ti seguono, c'è già milioni di follower, ma ricorda a tutti dove, milioni, dove, quando. Sono mica un influencer io. Sei un influencer, sì, tu. No, ma ragazzi, mi trovate su Instagram, mi trovate su tutti i siti per Network, per la Juventus, mi trovate su Leggo perché settimanalmente faccio un articolo sulle partite della Juve, mi trovate poi in TV tra la Rai e Media, se quando capita esattamente come te, ma quindi certo. Siamo personaggi che girano, mi trovate anche in qualche concessionaria perché io intanto continuo anche a vendere macchine, dato che comunque quello rimane. Macchine belle però ragazzi, macchine di quelle che noi umani non possiamo permetterci. No, non è vero, non mi fare, non sono un venditore esoso, non ti preoccupare. No, quello molto... non lo so, sono le macchine che lo so. Profilo medio.
Allora Francesco, grazie mille, fammi salutare anche Guido Tolomei che era prima con noi, Giovanni Albanesi, Virginia Asia Bacci, ricordo che 18:38 sarò con Luca per i 38 minuti, grazie mille Francesco, grazie come sempre, un bacione ragazzi, buona settimana e fino alla fine se forza Juventus sempre, comunque sempre, è l'unica conclusione che ci unisce sempre. Francesco Pini, grazie, sì. Ragazzi, forza, ciao, ciao ragazzi, ciao, ciao.